risalite. È stato un weekend di fuoco, quello della 55esima Coppa Paolino Teodori, quinta prova del CVM, valida anche come sesta prova del FIA European Climb Championship, la massima serie continentale delle salite. Un weekend di fuoco, non solo per il caldo africano che ha caratterizzato tutta la durata della manifestazione organizzata dalla GS Ascoli, ma anche per i numerosi duelli al photo finish che hanno reso spettacolare questa edizione della gara ascolana Colle San Marco-San Giacomo. Alla fine il dominatore è stato nuovamente lui, Simone Fagioli. Il pluritolato campione toscano della Best Lap ha conquistato la sua 11esima Coppa Teodori, riuscendo anche ad abbassare il record del percorso, da lui stesso detenuto, fermando il cronometro sul tempo di 2:09:38. Simone Fagioli, nuovamente qui ad Ascoli, record, nuovo record, raccontaci questa domenica di fuoco. Ma guarda, qui è sempre difficile, è una gara veramente insidiosa, anche se molto semplice, è un fondo difficile, ma ormai lo so, vieni qui, devi sapere di non aggredire, di guidare pulito e indovinare il setup. Siamo partiti malino ieri la prima manche, però ci siamo per fortuna livellati subito e poi diciamo che la macchina, vedendo anche gli altri, andava molto bene, sono stato molto contento. Anche le gomme nuove arrivate hanno funzionato al meglio, quindi bene, avanti così. Prossimo test il Bondone, lì potrai decidere cosa puntare, se solo all'europeo oppure, visto che in italiano ormai sta iniziando a prendere il largo, tentare l'abbinata anche quest'anno. Ma guarda, quest'anno l'intenzione era più puntare all'europeo e fare un po' da spalla a Omar qui nell'italiano. Vediamo un po' nell'andare avanti della stagione, perché anche l'europeo non si sta mettendo tanto bene con Christian, perché bene o male siamo sempre a pari punti. Quindi vediamo un po' nell'andamento del campionato, vediamo come Omar si riprenderà e poi da lì gara per gara decideremo cosa fare. Nell'italiano ora si inserisce una nuova mina vagante anche grazie a te questa domenica a scuola sull'FA30, cosa ne pensi? Ma penso che Domenico è un fuoriclasse, un ragazzo molto giovane che fino ad ora non ha avuto le potenzialità giuste da esporre nelle gare. Ha tribolato molto, quest'anno era partito molto bene, secondo me poteva essere l'anno suo, purtroppo ha avuto un incidente a Fasano. Adesso è salito su questa FA30 che io gli ho dato con il cuore perché se lo merita e spero veramente che sia uno dei ragazzi del futuro delle salite. Dai. Si è piazzato sul secondo gradino del podio il trentino della V-Motorsport Christian Merli, in leggera crisi d'assetto con la sua Osella FA30 Evo RPE. Il portacolori del team Osella, staccato di 4,69 da Fagioli. Dopo aver ottenuto il miglior tempo in prova 1, non è riuscito ad adattare la barchetta torinese e le sue gomme Avon al caldo tracciato marchigiano, migliorando di poco la prestazione nel corso del weekend. Stupefacente è stato il terzo posto del giovane pilota calabrese Domenico Scola, alla guida della sua nuova Osella FA30 Zytec, a soli 1,95 secondi da Christian Merli. Il pilota di Rende, al debutto sulla barchetta torinese 3 litri, ha impressionato tutti per la rapidità di adattamento alla nuova vettura, molto più potente e ingombrante della vecchia PA2000. Domenico Scola, debutto sull'FA30 alla 55esima Coppa Teodori. Terzo posto assoluto con tempi sempre in progressione, raccontaci questo weekend. Beh sì, senz'altro il weekend è finito nei migliori dei modi, non mi aspettavo neanche io i risultati che ho fatto, questo mi rende entusiasta e mi dà ancora più fiducia del mezzo. L'auto ha un gran potenziale, dire di averlo sfruttato la metà è dire un'eresia, quindi è importante starci su, immaginarci i chilometri e verranno fuori dei bei risultati, perché sono andato subito in sintonia col mezzo,
mi dà sicurezza principalmente, questa è una cosa fondamentale per me. Quindi adesso ci aspetta la Trento Bondone, che per quanto mi riguarda sarà un banco di prova fondamentale, in quanto mi consentirà di stare più tempo possibile in auto e di prenderci ancora più confidenza. Si sono classificati rispettivamente al quarto e quinto posto i due alfieri del team Fagioli, Omar Maglione e Pari De Macario, staccati rispettivamente di 1,52 e 4,06 dal podio. Anche loro al volante di vetture motorizzate 3000. La norma M20 FC Zytec per il sardo volante e l'Osella FA30 Zytec per il driver di Piancamunno. Hanno occupato la sesta e settima posizione, classificandosi primo e secondo tra le vetture di classe 2000, il catanese Domenico Cubeda e l'orvietano Michele Fattorini, entrambi su Osella PA2000 Evo Honda. I due driver della biposto torinese si sono alternati al comando, con Fattorini davanti di 12 centesimi in gara 1 e Cubeda vincente in gara 2, con un distacco finale di soli 1,10 secondi a favore del siciliano. Alle loro spalle si è piazzata la terza PA 2000, quella del giovane siciliano Francesco Conticelli, in ritardo rispetto ai due leader della classe di quasi 7 secondi, ma vincitore del derby in famiglia, piazzandosi davanti al padre Vincenzo al volante dell'Osella PA 30 Zytec con un vantaggio di 5 secondi. Chiude la top 10 il maidomo pisano Franco Cinelli al volante della Lola B9950 Evo Jad. Tutti i vari raggruppamenti hanno visto duelli entusiasmanti, alcuni con finale al cardiopalma. Analizziamoli uno a uno. Del gruppo E2SC, composto dalle barchette di posto, abbiamo già visto la schiacciante vittoria di Fagioli in classe 3000 e il duello sul filo dei centesimi tra le 2000 vinto da Cubeda, con Luigi Bruccoleri, autore di un buon quarto tempo in gara 2, a pochissimi centesimi da Conticelli, ma fuori dai giochi in classifica aggregata per un problema tecnico in gara 1 che gli ha fatto registrare un tempo altissimo. In classe 1006 si è imposto il campano Cataldo Esposito su Radical SR4 davanti al veterano Luigi Alfano su Radical SR3. Tra le piccole 1000 ha fatto registrare un'ottima prestazione il pilota del Team Puglia Vincenzo Pezzolla al volante dell'Osella PA21S Junior B motorizzata BMW. Il veloce driver fasanese ha ottenuto la vittoria di classe, il decimo posto di gruppo e la vittoria assoluta del trofeo Protobike G Energy promosso da salitastiledivita.it. Vincenzo Pezzolla, vittoria tra le biposto di motore 1000 di cilindrata, vittoria nel trofeo Protobike. Raccontaci questa 55esima Coppa Teodori. Guarda, questa cronoscalata è stata un susseguirsi di emozioni positive e negative, perché purtroppo abbiamo avuto un caro pilota in squadra comunque che ha subito un bruttissimo incidente, e per cui non mi sento di festeggiare in toto questo gran risultato. Di certo, chiariamo comunque che Luca non si è fatto niente, parliamo di Luca Piffer. Fisicamente è tutto ok? Ovviamente sì, e sono veramente contento per questo, era la cosa che mi premeva prima di tutto. Per quanto riguarda me, sì, soddisfatto del risultato, anche se purtroppo non abbiamo dato il massimo e ottenuto il risultato che noi cercavamo per questa cronoscalata, ovvero l'intento di avvicinarci ancora di più ai CN, ovviamente come nostra classe, ecco, questo è tutto. Però veramente soddisfatti del risultato in generale, ecco.
Comunque un crescendo di questa vettura, pian piano state entrando sempre più in sintonia. Sì, soprattutto anche perché simpaticamente mi sto un attimino sbottonando nei confronti di Enzo Sella, per cui una serie di informazioni che ci stiamo scambiando aiuta ovviamente alla crescita della vettura. Ecco. A te il trofeo Protobike G Energy per la Coppa Paolino Teodori. Grazie ovviamente a Salita Stile di Vita. A presto. Pezzolla ha preceduto in classe 1000 il campano Andrea Pace al volante della Radical Pro Sport. Sempre tra le 1000 è stato un esordio sfortunato per il secondo esemplare dell'Osellina del Team Titan di Christian Merli. Il suo pilota Luca Piffer è stato autore di un pauroso incidente nell'ultima velocissima curva del tracciato ascolano, che lo ha letteralmente scaraventato fuori strada, per fortuna senza grosse conseguenze al pilota trentino, che comunque per sicurezza è stato portato in ospedale per i controlli di rito. Tanta paura e qualche leggera contusione, ma la bontà della cellula di sicurezza della Biposto torinese ha evitato conseguenze ben più gravi. In gruppo E2 SS, la classe 3000 è stata ad appannaggio del trentino della V-Motorsport Christian Merli, che ha preceduto il calabrese Domenico Scola e il giovane portacolori della Speed Motors Paride Macario, tutti su Osella FA30. Si è classificato al primo posto tra le 2000 il siciliano Samuele Cassiba su Formula Master Tatus, davanti al trentino Diego De Gasperi al volante della Lola Dome Honda e all'alfiere Speed Motors Giancarlo Graziosi, anche lui su Formula Master Tatus. È stato un duello deciso all'ultimo metro, quello in classe 1006 tra Daniele Vellei e Filippo Ferretti, rispettivamente alla guida di Gloria C8P e Tatus Formula Azzurra, con il pilota della Formula Ruote Coperte ad avere la meglio di appena 1,5 secondi. In classe 1000, vittoria in solitaria per l'ascolano Adriano Vellei su Gloria C8P Suzuki. Il gruppo dei prototipi nazionali CN è stato senza ombra di dubbio il più combattuto, con i primi tre piloti racchiusi in appena 75 centesimi di secondo dopo due appassionanti manche di gara. La cronaca della CN 2000, infatti, sembra il racconto di un film thriller, con protagonista le Osella PA21 Evo motorizzate Honda. In gara 1 il più veloce di tutti è stato il potentino Achille Lombardi, che ha preceduto il pilota di Castrovillari Rosario Iaquinta, staccato di appena 73 centesimi, seguito dal pilota del Team Fagioli Luca Ligato a 1 secondo e 24 centesimi dalla vetta. In gara 2 le posizioni si sono ribaltate, con Iaquinta e Lombardi che ottengono lo stesso identico tempo al centesimo e il regino Ligato che staccava il miglior crono di manche vincendo la classifica aggregata per due soli centesimi su Lombardi, con Iaquinta terzo a 75 centesimi di secondo. Luca Ligato, vincitore del gruppo CN, qui nella 55esima Coppa Teodori, raccontaci questa domenica di fuoco. Niente, un po' di problemi ci hanno colpito in questa gara, la prima manche soprattutto, ho avuto un po' di problemi col posteriore, infatti ho avuto tanti traversi, e mi sono quasi girato a 360 gradi all'uscita di un tornante. Comunque tutto sommato, dai, sono abbastanza contento. La seconda manche, l'importante era portare i punti a casa, visto che era successo questo imprevisto. Ce l'abbiamo fatta, la seconda manche ci ho messo di tutto, problemi anche la seconda manche, però dai, abbiamo portato i punti a casa. Achille Lombardi, raccontaci questa 55esima Coppa Teodori con questo finale al Cardiopalma. Non è una domanda di riserva? No, scherzo. E in verità ieri non eravamo a posto di niente, setup, regolazioni, cambio, niente. Stamattina abbiamo cercato di sistemare la macchina al meglio e ci siamo riusciti, in quanto a gara 1 l'abbiamo vinta, anche se non con un tempo non esaltante rispetto all'anno scorso, però soddisfatti perché gli altri erano dietro. E gara 2 è un po' il degrado, un po' forse le temperature, non so, la stanchezza,
abbiamo ottenuto il secondo tempo di gruppo ex aequo con Rosario da Quinta. È un po' di rammarico perché per quanto riguarda la gara Ligato ha vinto nella somma dei tempi per 0,02 millesimi. Tra le 1.600 si è imposto Eugenio Scalercio su Osella PA21 Junior davanti ad Amilcare dell'Aquila su vettura gemella con Stanislao Bielaschi primo in solitaria tra le 3.000 al volante della Lucchini P198 BMW. Nella classifica aggregata E2SH ed E1Italia si è imposto il ceco Dan Mikkel e la sua Lotus Evora precedendo di 1,75 secondi il plurititolato Marco Gramenzi al volante dell'Alfa 155 ITC e di 5,56 il ceco Vladimir Witwer su Audi TTR DTM. Tra i piloti iscritti al CVM, Gramenzi ha preceduto il bolognese Fulvio Giuliani e la sua Lancia Delta Evo e il pilota di Ariccia Marco Iacoangeli su BMW 320i. Marco Gramenzi nella sua Ascoli, vincitore di gruppo E2 ed E1 nella combinata, a raccontarci questo weekend con la amata Alfa 155 che ancora non vuole andare in pensione. No, infatti l'ho vista un po' nervosa quando gli ho detto che da lì a poco l'avrei messa un po' a riposo e quindi l'ho accontentata. E scherzi a parte, a giudicarmi gara 1 e gara 2 in casa ha un sapore ancora più saporito, scusate la ripetizione, in questa cornice è fantastica, poi questa è una gara europea, sono felicissimo e la performance che volevo ottenere, volevo abbassare un po' il tempo di gara 1 che avevo avuto un problema appunto di assetto di regolazione, non ci sono riuscito perché c'era del filler e quindi questo ci ha condizionato un po' il tempo che un po' per tutti è più alto. Sono felice, dire poco, la macchina è perfetta come sempre, ho avuto anche il piacere di omologare la macchina qui attraverso i commissari italiani della CSAI e della FIA qui in Ascoli, perché ci tenevo particolarmente a farlo qui. Farò qualche gara di contorno con la 4C per poi farla esordire entro l'anno su una gara ufficiale del CVM. Chiaramente capisco il desiderio e vi ringrazio tutti i miei appassionati nel volerla vedere, anch'io voglio vederla quanto voi in gara. Però penso che sia giusto, come tutti i mezzi nuovi, testarli, regolarli, vedere l'ottimizzazione quale può essere e poi tanto fretta non ce n'ho, anche perché la mia amatissima 155 continua a sostenermi veramente a altissimo livello. Grazie a tutti e un saluto. Marco Iacoangeli, vincitore con la splendida BMW, la sempreverde BMW 320i del gruppo E1, raccontaci questo weekend della Coppa Teodori. La gara tutto sommato è andata bene perché il sabato avevo un pochino di problemi per adattarla a questo percorso che è molto tortuoso e con molte ripartenze e la mia BMW non è il massimo qui, però abbiamo lavorato e ho abbassato 3 secondi in gara nella prima manche. La seconda purtroppo c'era tanto olio e tutti hanno alzato da 1 a 2 secondi, anch'io ho alzato 1,5 secondi e è andata bene così, diciamo, perché c'era tanto olio al primo tornante. E niente, la gara si è svolta in questa maniera, anche in ottica campionato, che dopo purtroppo noi ci unificano con un'altra categoria che sono anche più potenti, e in ottica campionato ho fatto 2 terzi posti, che alla vigilia neanche ci speravo sinceramente su questo tracciato, perché non ci sono curve veloci, S in successione dove io vado bene e tutto sommato va bene così come è andata. L'E1Italia ho vinto la categoria quelle della mia categoria, quindi tutto sommato un grande positivo. Sempre in E2SH si sono imposti in classe 2000 Manuel Dondi su Fiat X19 e in classe 1006 Giovannino Piccinini su Talbot, mentre in E1Italia alle spalle di Iacoangeli si è piazzato Ferdinando Cimarelli e la sua Alfa 156 D2 primo tra le 2000
e Roberto Di Giuseppe su Alfa 155 GTA, primo di classe oltre 3.000. Si è classificato in quarta posizione assoluta e secondo di classe 2.000 il veloce Daniele Pelorosso, seguito dal vincitore di classe 1.006 Giuseppe Aragona. Il giornalista di Automoto.it Emiliano Perrucca Orfei ha ottenuto un esaltante sesto posto di gruppo e primo di classe 1.006 Turbo al volante della Citroen C3 Max del Trim Procar, mentre è stato Andrea Celli e la sua Peugeot 106 a vincere la classe 1004, con Davide Gandini vincitore della classe 1004 moto su Peugeot 106 Kawasaki. Perrucca Orfei, vincitore del E1 1006 Turbo, un giornalista d'assalto nelle salite. Raccontaci questo weekend e questa vittoria in una gara del CEM oltre che del CVM. Allora, intanto grazie per la definizione. Questa è la seconda gara che facciamo, abbiamo fatto Verzegnis quest'anno, in realtà è la terza perché abbiamo fatto anche Gubbio nel 2015. A Gubbio mi pare siamo arrivati secondi di classe, a Verzegnis abbiamo vinto e qui siamo riusciti a vincere di nuovo. Quindi siamo molto contenti del fatto che questa vettura è cresciuta anche in salita, è molto cresciuta anche in pista. La Citroen C3 Max è una vettura che nasce in pista e poi è stata evoluta un pochino per arrivare su in salita, però mantenendo comunque i concetti base originali, quindi comunque una macchina che pesa 1040 kg di base, che poi col TCR viene aumentato con la zavorra, è una macchina che ha il cambio molto lungo, insomma è una macchina che contro l'R5 Turbo, contro macchine comunque molto più leggere e che comunque hanno una buona potenza, è un po' in difficoltà, ma ce la facciamo, insomma, ecco. Quindi la nostra missione è quella ovviamente di stare davanti a loro, ma la mia prima missione qui è quella di raccontare questo fantastico campionato, perché pochi lo conoscono, pochi lo raccontano, è un campionato ancora molto di nicchia, però è un campionato bellissimo, cioè grande emozione, mi diverto tantissimo, è veramente bello, c'è tantissima gente, la gente ti vuole bene, sono grandissimi appassionati, vengono tutti a vedere la macchina, vengono, mi chiedono eccetera, quindi è una cosa davvero bellissima. Citroen secondo me ha fatto benissimo a investire in questo trofeo, quindi oltre all'impegno che abbiamo in pista con il TCR, dove ogni domenica si alternano due colleghi giornalisti in tutte le tappe del campionato italiano TCR, corriamo anche qua, facciamo 6 gare, la prossima sarà Trento Bondone, dobbiamo vedere cosa fare al posto di Rieti, penso che faremo Popoli, poi andiamo a Gubbio e poi concludiamo con la Pedavena Crocedaune. Tra le Kia del campionato italiano energie alternative rinnovabili del Green Hybrid, il Clim Cup, si è imposto la new entry Francesco De Iulis, che ha preceduto Fabrizio Roncalli Polo e Marco Ranivale rispettivamente di 5.33 e 5.60. Francesco De Iulis, vincitore nel Green Hybrid Cup, raccontaci questa tua 55esima Coppa Teodori. Ma innanzitutto devo dire che rientro dopo 5 anni di stop. Nei 10 anni precedenti avevo fatto rally, mi ero ammalato di questa di quest'altra malattia, ma il mio battesimo è avvenuto in salita. La strada la conosco bene, questa di Ascoli, io sono teramano. Spero di poter proseguire il campionato perché con il team e con la macchina mi sono trovato davvero bene. Tra le vetture di gruppo E1A si è imposto al volante dell'Alfa 156 TS Max Filipponi, seguito da Emanuele Cannella su Fiat Bravo HGT e Sandro Tidei su Peugeot 205 GT, mentre in E1N ha vinto in solitaria Michele Rinaldi su Peugeot 205 Rally. Nelle Dream Car di gruppo GT si è imposto nuovamente il pilota della Ferrari 458 GT3 Lucio Perugini, sempre più lanciato verso il titolo Gran Turismo,
staccando di 8,6 secondi il veloce driver della V Motorsport Luca Gaetani su Ferrari 458 Challenge Evo, primo di classe GT Cup. Si è classificato al terzo posto assoluto il driver ascolano Alessandro Gabrielli, secondo di classe GT Cup, a 2,37 da Gaetani, al volante della sua nera Porsche 991 GT3. Lucio Perugini, quarta gara, ottava vittoria, raccontaci questo tuo weekend alla 55esima Coppa Teodori. Intanto è la prima gara Ascoli che io già avevo già fatto con la Delta S4, per cui sono venuto qui, già la ricordavo in memoria. Ho trovato un percorso molto scivoloso rispetto a 3 anni fa quando l'ho fatta l'ultima volta e avevo delle mescole un pochino troppo morbide fornite dall'Avon, che comunque mi accompagna e quindi stiamo facendo bene quest'anno. Prima gara 1 ho pensato a fare un buon tempo, 34 era più che decente per una macchina 13 quintali. E gara 2 abbiamo trovato dell'olio su strada, ho pensato a fare il giusto, 36, va bene così, vittoria di classe gruppo credo. Quindi contentissimi, caspita, non potevo immaginare di meglio. Non vedo l'ora, mi manca Ignazio perché con lui è adrenalina pura, ci divertiamo, siamo due guerrieri, non vedo l'ora che torni. In gruppo A, nella classifica aggregata tra italiano ed europeo, sono state le Mitsubishi Lancer degli stranieri a dominare, con il ceco Jaromir Mali che ha preceduto l'austriaco Christian Schweiger e il ceco Lukas Wojacek, rispettivamente di 1,6 e 7,49 secondi, con la Turbo Lady Gabriella Pedroni, quarta ma prima tra i piloti del campionato italiano. Gabriella Pedroni, vittoria nel CVM nel gruppo A, raccontaci questa tua 55esima Coppa Teodori. Le prove sono andate molto bene ieri e sono stata molto contenta. La gara di oggi, la prima, purtroppo non è stata per me molto fortunata in quanto il dispositivo Bang non si è attivato e quindi ho dovuto fare senza. Però ho avuto fortuna perché sono riuscita comunque a stare davanti nel gruppo A e quindi mi sono portata a casa i punti di gruppo. E nella seconda gara è andata molto meglio, l'unico rammarico che ho è non aver potuto combattere con i piloti stranieri, quindi per l'europeo, ma sarà per la prossima volta. Alle spalle della vincitrice della Coppa Dame si è classificato il siciliano Salvo D'Amico sul Renault Clio RS, vincitore di classe 2000 davanti a Paolo Parlato e la sua Honda Civic Type R. Quarto assoluto di gruppo e primo tra le 1600 si è classificata la Citroën Saxo di Antonio Di Giambattista, mentre in classe 1400 si è aggiudicata la vittoria la Peugeot 106 di Gabriele Casanica. In gruppo N, sia nella classifica EHCC che in quella CVM, si è parlato italiano con le vittorie di Antonino Oplei Migliuolo per la Continentale e di Rudy Bicciato per la Nazionale. Il Sorrentino di Trento ha regolato la concorrenza staccando il diretto rivale nella massima serie europea, il serbo Nikola Milikovic di 1,56 secondi, con Bicciato terzo davanti al ceco Tomas Vavrinec. Rudy Bicciato, primo gruppo N tra le vetture iscritte al campionato italiano, terzo tra quelle del campionato europeo, raccontaci questa Coppa Teodori. La prima cosa, mi dispiace il fatto che queste classifiche vengano separate, toglie il fascino alla competizione. Comunque io poi mi sono adeguato, effettivamente abbiamo optato per non intrigare qualcuno che segue l'europeo. Secondo, abbiamo il motore in rodaggio, quindi abbiamo optato per una mappatura tranquilla che per l'italiano bastava. Nell'europeo ci si poteva giocare senz'altro, però il motore era fresco, era meglio così. Così è fresco e rodato per il bondone. Del resto ho fatto 2 gare senza nessun errore da rincriminarmi. La pista era bella, il tempo eccezionale. Qualcuno ha fatto bene, che era importante che facesse bene. Quindi penso che è una bella giornata. Come di solito Ascoli lo è. Grazie.
Tra le piccole 1006, il piemontese della V-Motorsport Gianni Regis su Peugeot 106 si è imposto sui piloti di Popoli Vincenzo Ottaviani e Gabriele Giardini, entrambi su Citroën Saxo VTS. Battuta d'arresto in gara 1 per il potentino Rocco Enrichetti, secondo in gara 2 a 91 centesimi da Regis, ma non classificato in gara 1 per una toccata nella parte iniziale del tracciato. Gianni Regis, vittoria qui ad Ascoli nell'N1006, raccontaci questo weekend di gara. Sì, quest'anno abbiamo ripetuto la vittoria dello scorso anno, non siamo riusciti a fare delle prestazioni cronometriche al livello dell'anno scorso, però penso che il problema dipenda fondamentalmente dalle condizioni meteo. Abbiamo avuto un caldo veramente elevato, meglio così, tenuto conto che cosa è accaduto nelle gare scorse, però purtroppo ecco, l'unico rammarico che ho è che non sono riuscito ad avvicinarmi al tempo dello scorso anno e siamo distanti di 3 secondi circa. Da segnalare la vittoria in classe 2000 del portacolori della Puglia Corse Francesco Colabello sul Renault Clio RS, mentre tra le piccole 1004 la gara si è decisa nuovamente al fotofinish con i primi 3 piloti in meno di un secondo. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il finanziere volante Claudio Pio, che alla guida della Peugeot 106 ha preceduto di appena 55 centesimi il veloce driver della Cosenza Corse Arduino Eusebio su Volkswagen Polo e di 95 centesimi il pugliese della Fasano Corse Vito Lisi su Peugeot 106. Tra le Racing Start Plus si è imposto al rientro nel circus del CVM il pescarese Giuliano Pirocco, vincitore per appena 35 centesimi su Andrea Mammarella, dopo essersi invertite le posizioni tra gara 1 e gara 2. I due piloti delle Honda Civic Type R hanno preceduto il leader della classifica Serafino Ghizzoni e la sua Renault Clio RS di circa 5 secondi. Giuliano Pirocco di ritorno nel CVM dopo qualche mese di stop. Ritorni direttamente con la vittoria in questa Racing Start Plus, raccontaci il weekend. Guarda, macchina nuova, macchina molto impegnativa e mi sono divertito molto. E cerchiamo di andare avanti nel susseguirsi delle gare del campionato con questa macchina e staremo a vedere cosa ci viene fuori. Però diciamo che nel rientro mi sono molto divertito. Quindi ti trovi meglio con la Civic rispetto alla Clio dell'anno scorso, un motore un po' più prestazionale, meno guida, raccontaci un po' la differenza fra queste due vetture. Guarda, tra la Clio e la Honda ha tanto potenziale, mi trovavo meglio d'assetto con la Clio, questo è vero, però diciamo che Claudio ha preferito darmi a disposizione questa macchina e cerchiamo di sviluppare l'assetto rendendola competitiva con questo, così. Perfetto. Tra le sovralimentate ha vinto Andrea Marchesani su Volkswagen Polo 6R in classe RST volumetrico, mentre la milanese Rachele Somaschini si è imposta con la Mini Cooper John Cooper Works in classe RSTB. Davanti al giovane driver della Mini Cooper curata dalla AC Racing Andrea Palazzo e alla Opel Corsa OPC di Serafino Ladelfia. Rachele Somaschini, vincitrice tra le mini del RS Turbo Plus, raccontaci questo weekend di gara e di una fantomatica scommessa. Esatto, vabbè, la scommessa parto col dire che non l'ho vinta, dovevo fare 58, ho fatto 59,01, però sono più che soddisfatta e mi sono divertitissima, ovviamente pista nuova, tutto nuovo, però dai, mi è piaciuto e mi sono divertita.
Prossimo appuntamento, ci vediamo a Popoli quindi? Sì, Popoli probabilmente riesco a venire, spero che qualcuno mi insegni il tracciato perché è nuovo anche quello e quindi speriamo. Un classe RS 1600 Plus si è aggiudicato la vittoria. Tommaso Colella al volante della Honda Civic EK4, precedendo la Citroen Saxo VTS di Riccardo Pomozzi e la Peugeot 106 di Antonio De Luca. Ha ottenuto una vittoria in solitaria tra le 1400 con un discreto tempo di manche il driver della Peugeot 106, Nicola Merli. Tra le vetture di stretta derivazione di serie e le Racing Start, continua la lotta tra i tre piloti fasanesi di classe RSTB 1006. A spuntarla sulla linea del traguardo di San Giacomo non poteva che essere il suo omonimo Giacomo Liuzzi. Il pilota della Fasano Corse ha spinto al limite la sua Mini Cooper S giallo fluo preparata dalla C-Racing, precedendo il portacolori della scuderia Vesuvio Ivan Pezzolla di appena 19 centesimi e il suo compagno di scuderia Oronzo Montanaro di 2 secondi e 72. Giacomo Liuzzi, vincitore alla 55esima Coppa Paolino Teodori del gruppo Racing Start Turbo, raccontaci questa tua vittoria contro i tuoi due compaesani. I miei due compaesani sono abbastanza forti entrambi, li ho sempre guardati con un occhio buono perché loro sono veramente bravi, hanno tanti anni, un'esperienza poco da gioco ma veramente da campioni, sono campioni. Sono contento oggi, grazie a Dio sono stato fortunato, ho dato il massimo di me come tutte le gare, che dire, sono contento grazie a chi sta lavorando vicino a questa macchina e grazie anche a me della mia prestazione. Tra le aspirate si è imposto nuovamente il poliziotto volante Giovanni Loffredo, ormai tutt'uno con la Honda Civic Type R. Il graduato della stradale ha controllato la nutrita pattuglia di Renault Clio alle sue spalle, con il reatino della Fasano Corse Antonio Scappa, ottimo secondo a soli 1 secondo e 85 centesimi, che ha preceduto l'altra Clio della scuderia fasanese, quella di Gianni Angelini, in ritardo di 3.43 dalla vetta. Raccontaci questo weekend, la macchina finalmente va come vuoi tu. Dopo Fasano la seconda manche la vinciamo, poi abbiamo vinto due manche a Morano e oggi qui ad Ascoli altri due manche, che la macchina inizia ad andare come io preferisco. Il supporto tecnico della TS Suspension e di Gianni Cozza, il motorista, è perfetto, c'è un sincronismo fra noi tre che è preciso e speriamo che si possa fare magari a Popoli il poker. Ha ottenuto una nuova vittoria con relativo record di classe il portacolori della Puglia Corse Ciccio Savoia, vero e proprio mattatore della classe RS 1006. Il giovane driver fasanese ha regolato la concorrenza, ritoccando di ben 2 secondi il record e staccando l'Honda Civic di Marco Cappello di 2 secondi e 18 centesimi e la Peugeot 106 del compaesano Leo Taddeo di 6 secondi e 49. Da segnalare la seconda posizione in gara 2 di un altro veloce driver fasanese, Riccardo Martelli, solo 12esimo nella classifica aggregata per un errore in gara 1. Francesco Savoia, doppia vittoria qui ad Ascoli, vittoria assoluta dell'RS3, raccontaci questo weekend. È stato un weekend che è partito molto bene perché comunque già da ieri alla prima manche mi sono avvicinato al record, alla seconda l'abbiamo addirittura abbassato. Poi oggi ho tolto ancora un secondo nella prima, ma ero consapevole di aver fatto un errore in una curva che ho migliorato poi nella seconda manche, ho fatto una bella salita perfetta e quindi sono riuscito a limare quel secondo, ma la soddisfazione più grossa è quella di aver fatto 3.07, che era il mio obiettivo. Io mi ero posto questo obiettivo ancora prima di partire da Fasano per venire qui e sono contento di aver tolto 2 secondi dal record e di aver raggiunto appunto questo obiettivo. Volevo ringraziare appunto per questo Sabatelli
che mi ha fatto una macchina bellissima, Ferdinando di Tecno Suspension che mi ha dato delle indicazioni per telefono per fare appunto questo tempo, e voglio ringraziare anche Auto Consulting che abbiamo lavorato, lui ci ha perso veramente tanto tempo nelle due settimane da Morano appunto qui ad Ascoli per mettere veramente a punto la macchina e tirare giusto un po' di coppia di cui avevamo bisogno. Ora al proseguo del campionato, salti Trento, parti per Popoli. Salto Trento perché è molto distante, poi 17 km e mezzo di salita non sono semplici da imparare. Popoli sicuramente, avevo deciso di scartare Rieti anche per il discorso della lunghezza, per imparare una salita così lunga bisognerebbe andare almeno una settimana prima. Fortunatamente c'è Popoli che è più corta e probabilmente ci sarò. Abbiamo visto che ci hai messo un po' di tempo per uscire dal parco chiuso, vuoi dirci perché? Perché mi hanno controllato la macchina, hanno visto cilindrata, stamattina hanno fatto il peso, mi hanno controllato il passo, lunghezza, larghezza. Adesso invece mi hanno controllato la cilindrata, larghezza del cilindro, ho fatto un po' di controlli, però è tutto a posto, anzi forse qualcosa in meno confronto agli altri. Tra le piccole RS 1004 si è classificato al primo posto il giovanissimo pilota Andrea Pinto, che ha preceduto di 2 secondi il funambolico Teo Furlio e il pilota della Pavé Motorsport Andrea Terziglio, tutti su Peugeot 106. Nel gruppo Le Bicilindriche vi è stato un nuovo e appassionante duello tra i due calabresi Angelo Mercuri e Antonio Ferragina, entrambi su Fiat 500. A spuntarla è stato il pilota di Lamezia Terme Mercuri, che ha preceduto il corregionale di appena 1,3 secondi. Terzo classificato un altro driver calabrese, il regino Domenico Morabito, anche lui su Fiat 500, staccato di oltre 14 secondi.